mare cristallino, spiagge bianchissime, vegetazione lussureggiante. Nonostante la crisi, molti italiani sceglieranno mete esotiche per le loro vacanze, ma è bene fare attenzione, perché tra sabbia e palme si possono contrarre spiacevoli malattie. Molte malattie tropicali sono trasmesse da vettori, cioè insetti. È il caso del virus chikungunya, che nel 2007 ha fatto la sua comparsa anche in Italia, con un focolaio nel Ravennate. Altro non è che una malattia infettiva febbrile che decorre per solito in maniera benigna, dando delle grosse dolori articolari, e che è legato ad un vettore, l'Aedes albopictus, la zanzara tigre, che pungendo gli individui può trasmettere questa infezione. La chiamano febbre spaccaossa, nome terribile per una malattia, la dengue, che in alcuni paesi è una vera calamità. 50 milioni le persone colpite ogni anno nel mondo. È una malattia che si caratterizza per febbre, per dolori articolari, anche per un esante, ma le forme più gravi possono anche essere caratterizzate da disturbi della coagulazione. Contro queste malattie non è possibile vaccinarsi. L'unica misura è proteggersi dalle punture degli insetti. Ad esempio, utilizzare abiti chiari, maniche lunghe, calzoni lunghi, usare repellenti, dormire sotto le zanzariere. Queste sono veramente delle banali indicazioni che però consentono di avere degli effetti veramente importanti. Ogni anno 30.000 viaggiatori europei e americani si ammalano di malaria, la più classica delle malattie di importazione. Ridurre il rischio si può effettuando una corretta profilassi farmacologica. Esistono vari farmaci a seconda delle varie parti del mondo e quindi è bene, una volta che si programmi un viaggio in un'area a rischio, consultarsi col proprio medico o con degli ambulatori ad hoc per questo, e quindi la profilassi va iniziata in tempi non molto lunghi prima del